Parabola del buon samaritano. In questa pagina di Vangelo siamo chiamati a guardare al nostro prossimo, ma prima di tutto dobbiamo considerare quanto Gesù si sia messo accanto a ciascuno di noi, noi tutti che abbiamo bisogno del suo amore, di trovare consolazione dalle nostre piccole e grandi ferite. Dal Vangelo secondo Luca. Un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» L'uomo ha nel cuore un profondo desiderio di felicità. Andiamo alla ricerca di ciò che ci attrae. Cadiamo però nell'inganno di mille illusioni. Ma la nostra ricerca ha una meta? Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». La risposta sembra essere vicina. L'amore è sintesi di ogni legge? Questa strada, così conosciuta, se priva di una realtà concreta nella quale amare ed essere amati, muore. Non possiamo essere felici solo se pieni di belle parole. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Non si può parlare di felicità senza affrontare il suo contrario. Quest'uomo picchiato e derubato è ciascuno di noi. Gesù non è interessato a spiegare del perché esista il male. Il male rimane feroce e gratuito, porta alla morte e toglie dignità. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Come reagisco davanti al male? I due rispondono con l'indifferenza. Se l'è cercata, non è mia responsabilità. Ho di meglio da fare. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il samaritano è Cristo. È lui l'unico che può farsi carico delle nostre ferite. Cristo non passa oltre e ci cura se gli mostriamo il male ricevuto. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Albergo e albergatore sono la Chiesa e i cristiani. È Cristo che ci porta i suoi feriti da curare. Chi Cristo mi sta affidando? Chi devo accogliere? Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Io sono il prossimo amato da Gesù Cristo. Solo da un cuore riconoscente sgorga un amore che cerca il fratello.